Cari amici di Valdo TV, ben ritrovati. Oggi ci troviamo a Fisterre, in provincia di Belluno, nelle vicinanze della capitale delle Dolomiti, perché avete mai pensato di farvi un soggiorno in un bus inglese in mezzo alle Dolomiti? Beh, da oggi è possibile. Bed in bus. Padrone di casa ci ha aperto le porte del bus, perché in realtà non sei padrone di casa, sei il padrone del bus. Siamo in compagnia di Mirko Costa, ideatore di questa magnifica eccentricità, vogliamo chiamarla così. Mirko, raccontaci un pochettino da dove ti è venuta questa idea del bed in bus. Ma da qualche anno sto cercando delle soluzioni alternative all'edilizia tradizionale, soprattutto con una finalità ecologica, con uno scopo quindi di recuperare dei beni che andrebbero perduti e metterli a disposizione di privati o del turismo proprio. Il progetto iniziale prevedeva l'utilizzo dei container marittimi, quindi con la stessa filosofia. Un progetto che per il momento è stato parcheggiato, ma sicuramente la mia intenzione è quella di portarlo a termine. Una cosa che più si avvicina ai container marittimi poteva essere un autobus, che di fatto è un volume notevole, con notevoli spazi. Avevo valutato anche dei bus urbani da un'azienda qui locale, però non mi davano né lo spazio che può concedermi un bus tradizionale inglese a due piani, né forse il fascino che può avere questo rispetto a un bus dei nostri italiani classici. Ecco, un'idea che nasce come un progetto anche legato al territorio. Tu hai detto che proporrai degli itinerari. Vuoi raccontarci quali sono i punti di forza di questo bus? Dove potremo trovare gli itinerari? Il perché venire al bed in bus? Ma è una struttura che ho concepito per, in particolare per le famiglie con bambini, quindi auspico che i ragazzi debbano trovare all'interno di una struttura come questa qualche cosa da fare. La prima cosa che mi è venuta in mente è questo tavolo interattivo che consente a più persone contemporaneamente di poter interagire. Qui abbiamo delle fotografie, sono dei lavori work in progress, però è possibile fare dei giochi piuttosto che consultare itinerari ciclabili che ci sono a Belluno, piuttosto di cose da fare da vedere o dei ristoranti. Si può andare in internet e questo è già una cosa che rispetto a vedere i ragazzini col cellulare isolarsi, possono contemporaneamente stare attorno a un tavolo. Questo stesso tavolo poi è un tavolo che è stato studiato in particolare per le scuole, quindi c'è molto resistente. Interattivo, e che darà proprio la possibilità anche ai tuoi ospiti di divertirsi, sì, tantissimo. Divertirsi. Ecco, allora dai, accompagnaci a fare un giro nel tuo bus. In legno chiaro, di abete. Abbiamo fatto un isolamento su queste pareti, l'unica cosa che potevamo fare, poi c'è il discorso delle finestre che è un po' più delicato, lavoreremo con delle tende. Sì, sì. L'abbiamo studiato per dare accoglienza a una famiglia con bambini sostanzialmente o a un gruppo di persone, di ragazzi, passanti. Quindi il matrimoniale e quattro letti singoli. Ogni postazione abbiamo messo una porta USB per caricare il cellulare, una lampada da lettura. E immagini del territorio. Assolutamente, qui ci sono le bellissime tre cime di Lavaredo e per non andare troppo distante, a pochi chilometri da qui c'è il bus del Giuson. Questo bus dotato di tutti i comfort lo troveremo sempre qui? Sì, sarà... questo bus è immatricolato, è targato e funziona, poi faremo una prova del motore, però rimarrà qui. L'obiettivo è che rimanga fermo in questa zona e che sia il punto di riferimento per i turisti. Sì, non aspettatevi di vederlo passare per le città, per le vie di Belluno.
costruirà un insieme di itinerari turistici che invece daranno un modo di sfogare proprio questa curiosità del territorio, giusto? Certo. Perché diciamolo, è fermo, ma in realtà è gestito da delle persone in che movimento. Sono super in movimento con il territorio. Grazie, ti ringrazio.